Ciao ragazzi, sono il vostro nerd di fiducia. Voglio raccontarvi una storia, ci avete 2 minuti per me? Bene, a Pasqua, quando ero bambino, era una festività che adoravo. Quando abitavo nella Repubblica Dominicana mi piaceva tantissimo. Non sono stato una persona che gli piaceva la montagna o il fiume, a me mi garbava il mare tantissimo, e ci andavamo spesso proprio per la festività di Pasqua, che noi la chiamavamo Semana Santa. E già, se da bambino mi avessero chiesto cosa era la Pasqua, ossia la Semana Santa per me, io gli rispondevo: una festività in cui non si va a scuola, che era tanta roba, si guardava i film di Gesù Cristo, della sua morte all'infinito, e si mangiava un piatto tipico dalle mie parti che si chiama bicciuola con dulce. Credetemi, è un piatto meraviglioso, è il sostituto delle uova di Pasqua. Diciamo che noi non ce l'avevamo, visto che siamo fagiolari, si mangiava fagioli anche a Pasqua. Quindi, mamma mia, quanto mi piaceva la Semana Santa. Pasqua era la mia festività preferita, credetemi, mi piaceva tantissimo. Però il problema è che poi si cresce. Diciamo che io ho un rapporto molto, diciamo, strano con quello che riguarda Dio. La mia ricerca nel lato spirituale è cominciata quando avevo 13 anni. Diciamo che fino a momenti prima della mia ricerca spirituale non me ne fregava niente. Però la mia bisnonna andò in cielo e tutti dicevano che era un posto migliore. Io volevo sapere come erano sicuri che questo posto esisteva, ma perché tutti mi dicevano un posto migliore, convinti, e allora a quel punto lì mi è venuta la curiosità di sapere come sapevano che era un posto migliore, dove era la sicurezza di questa cosa. E quindi ho fatto una bella ricerca, dai testimoni di Geova ai bautisti ai cattolici, fino a dove sono andato a finire, fino a diventare evangelico, che è quella che mi ha dato di più nella ricerca della mia spiritualità. E credetemi che lì ho scoperto quello che vorrebbe dire la fede, ho scoperto quello che vorrebbe dire amore a Cristo, amore a Dio, e se posso dire tranquillamente che sono cristiano, anche se la mia barba vorrebbe dire che sono un ebreo. Non sono ebreo, ragazzi, io sono cristiano, la mia fede è nel Dio tutto potente, che per chi non lo sa si chiama Geova, non è che Dio si chiama Dio, si chiama Geova, non è perché i testimoni di Geova sono appropriati di quel nome, cioè si chiama Geova. Però crescendo ancora sempre di più, una domanda mi sfiorava sempre: cosa vuole Dio da noi? Se è così onnipotente, così forte, così immensamente Dio, cosa vuole da noi? Anzi, cosa vuole Dio da me? Quella domanda mi ha dato molti, molti problemi, perché alla ricerca di cosa vuole Dio da me mi sono comportato in modo maniacale nella ricerca delle scritture. Io, per chi non lo sa, ho fatto 3 anni di teologia cercando di capire come ragiona Dio, perché uno che può tutto, cosa vuole da uno che non può niente? Cosa ha portato questo essere a sacrificare suo unico figlio per me? Cioè, davvero è lì sopra che mi guarda mentre mi masturbo? Cioè, sono delle domande in che un ragazzo affamato di informazioni si pone, no? E più crescevo, più mi rendevo conto che la mia era perdita di tempo, perché mentre io cercavo la verità assoluta, non arrivava mai questa verità assoluta. Intorno a me vedevo sempre più cattiverie, sempre più cattiverie, e mi sono imposto a me stesso che io dovevo essere la migliore persona per me, che io nel mio piccolo, senza dover cercare cose che non sono in grado di intendere o di comprendere. Io mi sono allontanato di ciò che è la religione, la fede, e sono andato più per il so che c'è un qualcosa, anche se questo qualcosa non so cos'è, perché lo sento. E mi sono allontanato di quello che è una bandiera religiosa, parliamo. Il fatto meccanico del Natale, della Pasqua, ecco, è diventato una cosa meccanica e priva di simbolismo per me, perché tutti i giorni vedevo un qualcosa che toglieva e ammazzava questo mio amore, questa mia passione per quello che era la religione.
Anzi, ti dirò, vedendo gente che in chiesa non ci andava mai, andava solo per Pasqua, perché doveva andare, cioè qualcosa che ti ammazza dentro, se veramente credi. E quindi mi sono detto, a cosa serve la Pasqua? Quindi se tu da grande mi chiedi, cos'è la Pasqua? Io non saprei risponderti. L'unica cosa che so è che da quando è morto Tony Stark, il mondo è andato a farsi friggere. Però, per rispondere alla domanda cos'è la Pasqua, vi ho portato la persona meno indicata per questa risposta. Video sulla Pasqua che lo va a e lo va a chiedere al suo amico chitarrista Thresh Death Metal. La persona più indicata per parlare della Pasqua. La Pasqua. Come la vivevamo da bambini, la brutta copia del Natale, un anticipo di vacanze prima delle vacanze reali. Fondamentalmente. Grosso modo era questo. Diciamo che il consumismo è entrato abbastanza a cuneo nella spiritualità. Tuttavia, guarda il caso, abbiamo tempo di riflettere in questo periodo, vero? Non abbiamo più così tanti impegni. Quindi possiamo permetterci anche di perderci qualche minuto. Se si analizza la festa in sé, ci si perde il capo. Comunque sia la Pasqua che intendiamo noi, sia antichi riti pagani, hanno un simbolo, una simbologia di rinascita alla base di tutto. Una simbologia di rinascita ottenuta attraverso un sacrificio. Che sia un vichingo che credeva a Odino e si era strappato un occhio per prendere i segreti delle rune, della onniveggenza, che sia Gesù Cristo che si sacrifica sulla croce per i nostri peccati. Sempre sacrificio, eh? In tutti, penso, culti antichi si usava a fare sacrifici. Noi non siamo più così tanto abituati all'idea di sacrificio. Nonostante magari l'idea di dover patire un po', dover soffrire un po' per ottenere un bene successivo è fin troppo radicata nel nostro modo di fare. Non siamo più così abituati così tanto al sacrificio. Ma è anche vero che il mondo ha bisogno di una rinascita. Quindi forse ora più che mai dovremmo riscoprirne il significato. Per molti le festività sono diventate un'opportunità perché le grandi imprese facciano del commercio. Cioè fare commercio sulla religione, fare commercio sulla fede delle persone è veramente poco etico. Se non vi ricordate male, anche Gesù Cristo era in contro di questo. Però a Pasqua si comprano i regalini all'interno delle uova di Pasqua. A Natale si regalano i pacchi. Cioè non c'è un momento ormai per riflettere perché tutto consumismo. Però, in un momento di crisi in cui l'economia è a terra, se non morta, è arrivato il momento di accantonare la vecchia religione del Dio denaro e pensare davvero a quello che la nostra anima, la nostra persona ha veramente bisogno. Adesso più che mai bisogna ritrovarci, perché il Dio denaro adesso non ci salverà. Adesso no. È finita questa era. Non malinterpretatemi, lo so che il denaro è necessario, se non vitale, ma nemmeno voglio che ci buttiamo a capofitto a pregare in ginocchio perché Dio ci dia la soluzione. Sappiamo tutti come funziona. I scienziati si fanno il culo e poi si ringrazia Dio perché il scienziato ce l'ha fatta. No, nemmeno bisogna fare questo, ma riflettere che tipo di persona vuoi essere dopo una situazione apocalittica, perché di questo si tratta. Il mondo sta affrontando un'apocalisse, una situazione unica nel suo genere, inedita, di cui non dovremmo essere quelli che eravamo prima. Che tu sia religioso, che tu non sia religioso, devi riflettere in questa Pasqua che tipo di persona vuoi essere quando tutto questo sarà finito. Questo virus ci ha messo in croce, questo virus ci ha messo KO. È come se fosse il sacrificio di un santo, quante persone sono morte per il nostro peccato.
E quale sarà mai questo peccato? Che le risorse del pianeta la maggior parte ce l'hanno in pochi e non in tanti. E il fatto che si spenda così tanto in pallottole e non in respiratori. E il fatto che così egoisti siamo che non pensiamo agli altri. E così il virus si è espanso in maniera esponenziale. Quante persone devono morire per la nostra ignoranza e il nostro egoismo? Quante altre? L'altra faccia della medaglia è che questo pianeta è tornato a essere un pianeta dopo che l'essere umano si è fermato. Cioè, com'è possibile che ci siamo ridotti così? Chi te l'assicura a te che per colpa nostra non si sciolga un ghiacciaio che contiene un virus fatale e più mortale di questo? Di pianeta ne abbiamo solo uno, ma noi insistiamo, continuiamo a fare le solite pazzie di prima. Cioè, in tempi bui difficili bisogna riflettere che tipi di persone vogliamo essere, che pianeta vogliamo lasciare ai nostri figli. È davvero necessario mangiarsi un agnello? È davvero necessario andare a danneggiare l'ecosistema del pianeta? Per quale motivo? Non sono una Greenpeace, non mi paga nessuno per questo video, ma io nel mio piccolo voglio farti riflettere che bisogna cambiare regime. Adesso più che mai bisogna capire su quale roccia edificheremo la Chiesa. Sullo stesso filo sutile che bastava un virus per mandarci tutti in KO, o un mondo migliore di cui possiamo affrontare non come razza nera, bianca, viola, arancione, ma come una razza umana tutti insieme il prossimo conflitto che ci arriverà. Siamo tutti figli di Dio, ma con madri diverse. Ma bisogna imparare davvero a convivere in armonia, per il bene del nostro pianeta, per il futuro dei nostri figli. Questa Pasqua ti deve servire davvero a migliorare come persona. È triste ammetterlo, ma stiamo vivendo una guerra e quello che vivremo dopo sarà un dopoguerra, credetemi. Bisogna riflettere. Io non so cosa farai tu quando finirà questa quarantena. Ti dico quello che farò io. Proverò a essere una migliore persona. E soprattutto, dopo che avrò abbracciato tutti quelli che mi mancano, ballerò. Ballerò per tutti coloro che non potranno farlo. Ballerò perché sarò felice di poterlo fare. Ballerò perché sono sopravvissuto. E perché ho fede che andrà tutto bene. Almeno che il 5G non ci faccia venire un cancro e ci ammazzi tutti.